Buon pomeriggio a tutti e dopo la grande festa di calcio europei che abbiamo visto in questi giorni, ora passiamo ai campionati domestici. Allora, cominciamo con le quote di questa giornata di Serie A, iniziando con l'anticipo di domani, la derby di Verona tra Chievo Verona e Hellas Verona. Vediamo Chievo quotato a 2,35 per una vittoria molto importante nella lotta contro la retrocessione, con il pareggio a 3 e Verona a 3,30 per avere una vendetta sui cugini dopo la sconfitta nella partita di andata. La partita alle 20.45 ci porta a San Siro e vediamo Inter favorito quotato a 1,38, il pareggio a 4,50 e Bologna a 9 per una vittoria in trasferta. Ora passiamo alle partite di domenica. Iniziamo con un bel partita di domenica pranzo allo Stadio Olimpico tra Lazio e Sampdoria. L'Aquila è favorito quotato a 1,75 con il pareggio a 3,40 e Sampdoria a 5. Ora passiamo alle 4 partite di domenica pomeriggio. Iniziamo allo Stadio Atleti Azzurri di Bergamo, dove la super in forma Atalanta ospita il bisognoso Sassuolo. E la squadra di casa è favorito, quotato 1,70, con il pareggio a 3,50 e Sassuolo a 5,25. Magari adesso i tifosi di Roma stanno cominciando a sognare un po' di questo scudetto miracoloso. Ma una cosa molto importante sarebbe una vittoria in trasferta a Cagliari domenica. La squadra giallorossa è favorito in trasferta, quotato a 1,65, con il pareggio a 3,50 e Cagliari a 5,75. Ora cambiamo isola, andiamo in Sicilia dove c'è Catania Torino con le quote quasi equilibrate. Catania è favorito ma da poco, quotato a 2,55, con il pareggio a 3,20 e Torino a 2,75. Ora torniamo sulla penisola per la partita tra Fiorentina e Udinese. E qui vediamo le quote uguali a Lazio-Sampdoria, con la squadra viola quotata a 1,70, e il pareggio a 3,50 e Udinese a 5,25. Passiamo da Toscana a Emilia-Romagna per il nostro posticipo di domenica sera tra Parma e Napoli. Qui vediamo Napoli favorito in trasferta quotato a 2,30, con il pareggio a 3,30 e Parma a 3,10. Poi abbiamo, come questa settimana, due partite di lunedì. Abbiamo Juventus-Livorno alle 19, con la squadra bianconera quotata a 1,15, il pareggio a 7 e la squadra labronico a 20 per una super colpaccio in trasferta. Poi passiamo da Torino a Genova, dove c'è Genoa-Milan per chiudere la giornata, e Milan è favorito, quotato a 2,05, con il pareggio a 3,40 e Genoa a 3,50. Ora un mini pit stop, cambio il mio foglio e abbiamo qui un bel menù di Serie B. Cominciamo con la partita di stasera tra Palermo e Avellino. Avellino ha ottenuto un mese fa un'ottima vittoria in trasferta a Empoli, ma non sarà facile stasera contro la squadra rosonero capolista. Infatti la squadra di casa è quotata 1,67 con il pareggio a 3,30 e Avellino a 6. Poi abbiamo la solita lunga lista di partite di sabato, un bel fritto misto con qualcosa per tutti i gusti. Cominciamo a Brescia, dove la squadra di casa è quotata a 2,55 con il pareggio a 2,90 e Pescara a 3,10. Abbiamo quote abbastanza similari per la partita tra Carpi e Trapani, con Carpi a 2,40, il pareggio a 2,90 e Trapani a 3,30, mentre Siena è un favorito in trasferta a Cittadella, quotato a 2,15, con il pareggio a 3,10 e Cittadella a 3,60. Un'altra squadra che è favorita in trasferta è Varese, che va il viaggio lungo fino a Castellammare di Stabia, quotato a 2,30, anche qui il pareggio è a 3,10 e Juve Stabia a 3,30. Poi abbiamo Novara-Crotone, con Novara quotato a 2,45, il pareggio è 2,90 e Crotone a 3,20, mentre Regina Latina ci regala le quote 2,65-1, 2,90 e 2,90x e 2,92. Ora passiamo a Spezia-Padova, con Spezia quotato a 2,10, il pareggio a 3 e Padova a 4. Ora andiamo in Umbria, dove c'è Ternana-Cesena che ci aspetta. Qui vediamo Ternana quotato a 2,15, con il pareggio a 2,90 e Cesena a 3,85. E concludiamo questo giretto di sabato con Virtus Lanciano-Modena, con Lanciano quotato a 2,40, il pareggio a 2,90 e Modena a 3,30. Poi abbiamo anche, come la domenica scorsa, una partita di pranzo alle 12.30 di domenica tra Bari e Empoli. E qui vediamo Empoli favorito, quotato a 2,60, con il pareggio a 2,80, il più basso della giornata, e Bari quotato a 3,10 per una vittoria in casa. Per ora è tutto, ricordatevi sempre di andare su www.snai.it per vedere le quote belle aggiornate e ci vediamo presto. Ciao a tutti e in bocca al lupo!